Riva, Riva, Riva. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Edoardo, a te, permettimi solo di dare il benvenuto ad altri ospiti, sono aggiunti qui nella nostra trasmissione, qui nel nostro studio Amedeo Goria. Ciao Amedeo, grazie di essere con noi. Vedo collegata Maria Teresa Ruta, ciao, buongiorno. E collegamento in Skype anche con Suor Paola, ciao Suor Paola. Edoardo Lucarelli, a te. E Francesco Fredella, ciao Francesco. Ciao, buongiorno. Ti vedo. Edoardo. Eccoci, a un paio d'ore dalla chiusura della camera ardente, lo dicevi, ancora lunghissimo il cordone, la fila di persone che sono venute qui cingendo l'Unipol Domus, che è la casa del Cagliari, lo stadio del Cagliari, ad abbracciare, così come stanno abbracciando idealmente lo stadio Gigi Riva, scomparso, lo dicevamo, lunedì scorso, a seguito di questo problema cardiaco. Tantissima gente, tanti tifosi, abbiamo visto dei fiori, abbiamo visto delle sciarpe, delle bandiere, anche la bandiera di quell'annata strepitosa, il 69-70, che ha portato anche e soprattutto grazie a Gigi Riva lo scudetto, l'unico scudetto al Cagliari. Vedete tanti sardi, l'isola qui ha abbracciato e sta abbracciando quest'uomo che è stato un grandissimo calciatore ma anche un grandissimo uomo. Ne ricordiamo, ovviamente lo ricordiamo sul campo, 208 gol con il Cagliari, 164 in 315 partite in Serie A, quello scudetto ma anche con la nazionale, ovviamente detiene ancora il primato come miglior marcatore, 35 gol in nazionale in 42 partite, poi ovviamente l'europeo del 68, la finale del 1970, quella che perdemmo all'Azteca con il Brasile di Pelé 4-1, ma protagonista della semifinale, la partita del secolo, così venne chiamata, il 4-3 contro la Germania. Ma anche un uomo che ha dato tantissimo a questa terra, all'isola, ma che tantissimo ha anche ricevuto. Lui da Leggiuno nel Varesotto qui si era trasferito e questa gente l'ha amata, dicevamo, ma ha anche ricevuto tanto amore. Lui che nella sua vita, la vita personale e privata, ha sofferto tanto, ha perso il papà all'età di 9 anni per un incidente sul lavoro quando lui quindi era piccolissimo, e poi la mamma a seguito di un tumore. È stato cresciuto in 3 collegi e poi ancora una volta Gigi ha avuto la vicinanza, questa volta della sorella che l'ha cresciuto, così come ha fatto poi questa terra dove ha deciso di trasferirsi. Qui ci hanno raccontato anche ieri, Leonora, noi intanto ci avviciniamo proprio alla camera ardente, la gente lo incontrava anche per strada, lui aveva una parola per tutti, scambiavano anche semplicemente delle opinioni sulla quotidianità, era un uomo molto riflessivo che amava il contatto con la gente nella riservatezza, molto vicino, molto simile alla grande, il grande affetto che sanno dare i sardi, ma con il rispetto anche delle opinioni, dei silenzi altrui. Lui che dei silenzi purtroppo aveva fatto una parte della sua vita per via, lo ha raccontato lui, di quella depressione che andava e che veniva. Gigi Riva se n'è andato a 79 anni e la gente, come vedete, sta entrando piano piano a porgere l'ultimo saluto. Vedete lì sulle spalle le bandiere quelle dello scudetto, per omaggiare questo grande campione, ma ripetiamo anche questo grande uomo, un uomo che
tutti ricordano e tutti vogliono ancora ricordare. Ieri Eleonora le avete ascoltate, le avete lette anche le parole degli ex calciatori della nazionale, che tra l'altro intorno alle 12 dovrebbero arrivare qui in una delegazione. Arriverà Spalletti, arriverà sicuramente Buffon, lui che della nazionale è stato anche team manager di quella spedizione meravigliosa del 2006 quando vincemmo il mondiale. Roberto Baggio ha detto: era un uomo che non dimenticherò mai. Lui che lo aveva abbracciato anche, c'è quella famosa immagine, quella fotografia meravigliosa dell'abbraccio a Baggio dopo il rigore sbagliato nella finale, il momento più triste e più brutto della carriera di Roberto Baggio. Grazie. E lui era vicino a tutti, era un padre oltre che un grande dirigente, un grande calciatore. Grazie Edoardo, Amedeo, insomma adesso Edoardo ha raccontato un po' quella che è la storia calcistica, però ecco, ha detto anche un grande uomo. Perché... Sì, il grande uomo, difatti io vorrei sottolineare questo, in un mondo in cui abbondano i voltagabbana, le girandole, le persone che cambiano idee, che cambiano opinioni secondo i propri interessi, lui rimane l'uomo delle grandi scelte, l'uomo irremovibile in quelle che sono le sue decisioni, l'uomo tutto d'un pezzo. E qui chiaramente è facile ricordare i suoi gran rifiuti, che ricordano un po' quello di Celestino V, il Papa che abbandonò il pontificato a fine 1200, raccontato da Dante. Ebbene, lui rifiutò il corteggiamento di Gianni Agnelli, tanti soldi che la Juventus gli poteva dare, poi quelle di Moratti, e ricordiamo che Gianni Agnelli se l'era un po' legata al dito rifiuto. Di a questo lui rifiuto, era un po' complicato. Tanto, appunto, dirgli di no, tanto che quasi 30 anni dopo, nel 1997, quando lui era dirigente azzurro, Gigi Riva aveva smesso a 32 anni di giocare a Wembley, in occasione di Inghilterra-Italia, c'era Gianni Agnelli presente, vide Gigi Riva e col ditino gli disse: io non dimentico quel suo rifiuto alla Juventus tanti tanti anni fa. Maria Teresa, ecco, se ne va un altro simbolo proprio nazionale, ecco, perché non c'è... Maria Teresa è caduta? Lo chiediamo a Francesco Fredella. Ecco. Non è solo il calcio, no? Cioè, è proprio quello che lui ha rappresentato. E quando io parlo di simboli nazionali, no? Ecco, questo è molto importante, perché poi, vabbè, lo sappiamo, insomma, il calcio un po' unisce, no? Unisce migliaia di persone, di italiani, per carità. Però è anche sì, l'appartenenza, no? Al paese, alla nazione. Cioè, guarda, che Eleonora, abbiamo raccontato... Non c'è solo la fede calcistica, non so come appunto, dire, no? Abbiamo raccontato con questo servizio bellissimo di immagini e musica anche la sua fedeltà ad una maglia. Lui è stato amato da tutti, da tutta l'Italia, anche perché poi ha abbracciato, no, la Sardegna, Cagliari, si è trasferito lì, ha detto tanti no, ha rifiutato proposte, come diceva Amedeo, di tantissimi e tantissimi soldi, e forse è stato premiato non solo per la sua bravura calcistica, per le grandi doti sportive, ma per la grande umanità. Cioè, dietro questo calciatore, questo grande professionista rombo di tuono, c'era un grande uomo che forse era il vicino della porta accanto, l'uomo che, con il quale scambiare due chiacchiere, sempre disponibile, anche, devo dire, con i giornalisti. Lui negli ultimi tempi ha rilasciato tante interviste, nonostante, insomma, i ruoli di prestigio come team manager della nostra nazionale, e rispondeva a tutti i giornalisti. Anch'io ricordo che l'ho intervistato diversi anni fa, e la cosa che mi ha stupito è proprio la sua umanità, la sua grande disponibilità con la quale interagiva con tantissimi giornalisti. Quindi un uomo d'altri tempi che sicuramente ci mancherà, e devo dire che secondo me deve essere il modello per tanti sportivi, tanti calciatori, ma anche per tanta gente comune. Bravo Francesco, dicevi proprio la parola che penso lo identifica bene, questa della modellizzazione. L'Italia è proprio questa, e io penso che questo è un affetto che da quell'isola si è esteso a tutto il territorio nazionale. Oggi ci dicono anche nella rassegna stampa all'estero, persino Parigi, che saluta un italiano come il più grande di tutti, i giornali è un qualcosa che fa notizia, ma anche dall'altro capo del mondo. Questa modellizzazione ci dice anche che l'Italia è una nazione che sa apprezzare quella che poi diventa anche concretezza.
dolcezza. Gigi Riva è stato un grande uomo, bravo calciatore e anche un vincente. Attenzione, non stravincente, ma un vincente giusto. Uno scudetto e una Coppa Europea, che però ha dato la cifra di uno che della concretezza ha fatto il suo stile di vita. E la gente si è vista riflessa, perché la vittoria è bella quando è anche ben distribuita, non solo nel triangolo industriale, ma anche laggiù, nella provincia, che ha fatto tirare fuori quelli che sono i valori più grandi che oggi stanno lì a rappresentarlo. Stiamo vedendo, ci sono persone che vanno anche con i bambini piccoli, stiamo vedendo in dove c'è il nostro Edoardo in diretta, in questa fila silenziosa, dignitosa, no? Dimostra sempre un grande amore verso persone che evidentemente hanno saputo seminare bene nella vita, no? Sì. Lui ha detto una cosa intelligente, non perché le altre sono meno intelligenti, ma una cosa bella, perché ha detto un vincente ma non un stravincente, nel senso che nel calcio ci sono stati anche veramente grandissimi fenomeni, però avevano sempre quell'allure un po' di allontananza. Invece lui era una persona della gente, del popolo. Mio papà l'ha incontrato un paio di volte, mi ha sempre detto che era una persona estremamente cordiale, estremamente gentile, molto normale, a volte timido, non ha mai fatto la parte del campione, non ha mai tenuto lontano le persone. E io credo che questi aspetti del carattere sono quelli che più poi ti fanno amare dalla gente e soprattutto ricordare dalla gente. Ma mi vedi, dimmi quello, che poi vedo Maria Teresa Ruta che si è collegata finalmente. Di rosa è la questione di essere stato un hombre vertical, e cioè un uomo assolutamente fedele ai suoi principi, non disponibile a mediare sulle cose che lui considerava fondamentale. L'appartenenza all'isola, l'appartenenza a Cagliari, l'appartenenza a quella straordinaria esperienza di aver portato in Sardegna l'unico scudetto di tutta la storia del calcio italiano, e l'idea di essere ancora oggi il goleador più importante di tutta la storia della nazionale ed il protagonista di quella partita immortale del secolo, il 4-3, che rappresenta per noi italiani una sorta di riferimento assoluto e ci dimostra che cosa siamo in grado di fare quando lavoriamo in squadra. Prima di andare dal nostro Edoardo Lucarelli, così ci racconterà poi dei funerali di oggi, volevo dare la parola a Maria Teresa e a Suor Paola, ciao, che adesso vedo collegate. Ciao Eleonora, ciao. Per me Gigi Riva è stato l'inizio del mio amore per il calcio, per lo sport, l'ho dichiarato tante volte. Io nel 69 ero una bambina che andava a scuola, c'era l'omino che regalava le figurine e io facevo il giro 2 o 3 volte intorno all'isolato per farmi dare qualche pacchetto in più, e grazie a Gigi Riva, che avevo ben 4 Gigi Riva, riuscii a finire il mio primo album di figurine dei calciatori. Una passione grande, l'ho sempre visto come immagine molto simile al mio papà, serio, però che sapeva sorridere con gli occhi, e poi quando poi l'ho conosciuto, l'ho incontrato, un grande campione di correttezza ed onestà, di rudezza in campo ma correttezza nella vita, quindi lui era veramente un esempio. Io ricordo quel 4-3, ero una bambina, i mondiali del 70, il suo terzo gol che ci portò in vantaggio, quindi è stata un'esplosione di affetto, certo. Tanto che io sono rimasta poi tifosa del Cagliari. Vedi? E mi sono affezionata alla Sardegna. Suor Paola, che non è tifosa del Cagliari, no. Della Lazio, della Lazio. Ti conosco, no, mascherina, ti conosco. Sì. No, dico, del Cagliari non sono tifosa, voglio bene ai cagliaritani, tutto, però non sono tifosa. Però Gigi Riva, sì, sono tifosa sua, anche perché è stato un uomo eccezionale, un uomo che non andava a cercare la vittoria per far vedere a tutti che era bravo, buono, aperto, eccetera, ma che voleva fare qualcosa proprio per la nazionale. Io lo ricordo soprattutto nella nazionale, quando in ogni partita c'era la sua impronta, anche se non segnava, però c'era l'impronta di quello che ha gestito un pochino bene il gioco. Per me è stato una persona che all'inizio mi faceva paura. Io ero piccola, ero giovane, e ho cominciato a seguire il calcio e seguivo lui.
E mi faceva un po' paura, dico mamma mia, tutti i calciatori grandi come lui, bravi come lui, ma poi alla fine come si fa a vedere il più bravo? Perché naturalmente io tifavo per la mia squadra, dico come faccio a dire che quello è più bravo se invece vedo Gigi Riva che è diverso da loro ed è più forte di loro. E insomma tutto questo un po' mi ha accompagnato finché poi l'ho perso un po' di vista perché si è ritirato e un po' ha fatto così, però è stato un grande uomo e la grandezza di un uomo non è tanto quello che si dice sia un grande, ma è che le sue opere, le sue cose, le cose che ha fatto parlano di lui, parlano di lui. Vero. Quella è la cosa importante. Grazie. La grandezza di un uomo consiste in questo, di far parlare di lui nelle cose che ha fatto. Anche in ciò che lascia di bello, no? Esattamente. Certo, dunque, certo. Edoardo, i funerali? Beh sì, diciamo, tifosi funerali in fila, oggi vediamo. Pomeriggio alle 16. Basilica di Bonaria, esattamente, e ovviamente attesa tantissima gente, come tantissima gente sta continuando ad affluire anche qui. Però riprendendo quello che dicevate in studio, è molto bello perché lui, come solo la penna e il grande estro giornalistico di Gianni Brera ha saputo fare, chiamandolo Rombo di Tuono, lui per via di quel sinistro che bruciava porte e portieri, però era un grandissimo sul campo, ma anche un grande uomo, come dicevamo, un uomo assolutamente un antidivo, un uomo del popolo, della gente, forse per questo si era integrato così bene con questa gente isolana. Lui qui veramente ne aveva fatto della Sardegna la sua casa e qui ci stava bene con tutti e non faceva pesare, come dicevate in studio, non faceva pesare questo suo essere Gigi Riva, un nome che qui ormai loro sono abituati a pronunciare con tutta una parola, diremo, no? Tanto è l'affetto che nutrivano e nutrono ancora per questo grande campione. Grazie Edoardo di questo collegamento, di questo bellissimo ricordo.